Manca un punto per la matematica promozione in Serie A, ma la festa è già iniziata perché di fatto il Crotone è già da tempo nella massima serie. La partita di sabato scorso, vinta contro il Como, non è stata altro che un'ulteriore consacrazione al culmine di un campionato davvero incredibile. Il Trapani ha provato a rovinare la festa, ma festa è stata comunque all'uscita e soprattutto per le vie della città. Crotone è impazzita di gioia per un traguardo storico. Mai la squadra rosso-blu era riuscita ad arrivare così in alto e la gioia, si sa, è ancora più grande se inaspettata. Alla vigilia del campionato, infatti, il Crotone, secondo i pronostici, avrebbe dovuto lottare per ottenere la salvezza. Il capolavoro di Juric, quindi, è sotto gli occhi di tutti e mai nessuno avrebbe pensato addirittura alla promozione diretta. Ecco perché la gioia è ancora più grande e in tal senso il match contro il Como è l'emblema di quella che è stata una vera e propria favola. I nomi dei marcatori raccontano le vere e proprie storie nella storia. L'1-0 è stato realizzato dal crotonese Modesto, che quest'anno ha giocato poco ma che è riuscito a segnare questo gol dal grande valore simbolico sotto la curva e a due passi all'ospedale che sovrasta l'uscita in cui lui è nato. Il 2-0 è stato siglato da Ante Budimir, uno dei giocatori rivelazione del torneo, altra scommessa vinta da questa dirigenza, e a Crotone si festeggia prima di invadere Modena. Venerdì sera potrebbe arrivare il conforto della matematica, ma la festa intanto continua.